Un saluto da Full Timer Pesca e ora oggi proviamo Alexia e l'applichiamo alla pesca. Vediamo cosa ci combina questo apparecchio elettronico. Seguitemi. Cos'è un luccio? Luccio è una parola che significa grosso pesce dei teleostei con muso allungato ed appiattito e forti denti, voracissimo predone delle acque dolci europee, Esox lucius. Alexa, cos'è un cavedano? Cavedano è una parola che significa pesce dei ciprinidi, commestibile, di acqua dolce, privo di barbigli, con squame voluminose verdastre ed argente, Leuciscus cephalus. L'espressione carta argentata significa lamina d'alluminio per avvolgere Stop. Alexa, sostanze stop. alimentari. Alexa, cos'è una carpa? L'espressione carta argentata No, Alexa, significa. stop. Alexa, che cos'è una carpa? Alexa, cos'è una carpa? Carpa è una parola che significa pesce commestibile d'acqua dolce dei ciprinidi diffuso in molte varietà, con quattro barbigli ed il primo raggio della pinna dorsale spiniforme, Cipreno scarpio. Sicuro? No, questo qua è particolare. Scazzone. Sì, prova questo qua. No, non lo trovo mai. Proviamo lo scazzone, dai. Vai, prova. Alexa, cos'è uno scazzone? Scherzo significa lo scherzare. Per altri No, significati, chiedimi altre definizioni per scherzo. vedi, prova barbo. Spagnolo. No, oh no, questo, siluro, pesce siluro. Chiedi No, pesce siluro. siluro probabilmente intende un No, dice missile. pesce siluro. Alexa, cos'è un pesce siluro? Silurus glanis, conosciuto volgarmente come siluro o siluro d'Europa o anche pesce siluro, è un pesce d'acqua dolce europeo, appartenente alla famiglia dei Siluridae. L'aspetto di questo grosso pesce è singolare. I piccoli esemplari sono spesso confusi col pesce gatto, al quale il siluro somiglia. Gli occhi sono piccoli, il corpo cilindrico, ma si assottiglia e si comprime sempre di più verso la coda, prendendo da queste caratteristiche morfologiche la denominazione di pesce siluro. Alexa, cos'è un temolo? Temolo è una parola che significa pesce d'acqua dolce dei clupeiformi con pinna dorsale a ventaglio che ha carni molto apprezzate, Timolus timolus. Alexa, cos'è un persico trota? Il persico trota, o l'argemotto black bass o achigana grande bush o perca trasciada, conosciuto comunemente anche come boccalone, è un pesce osso d'acqua dolce Perfetta. appartenente alla famiglia Centrarchidae. È Il perfetta. persico trota deve il suo nome inglese black bass alla somiglianza con la spigola della forma del corpo, che però in Hermes salmoides è più tozzo. Il corpo ha forma ovale ed è piuttosto robusto, poco compresso lateralmente. La bocca è molto grande, obliqua, armata di piccoli denti molto numerosi. La mascella inferiore è leggermente sporgente. Alexa, interrompi il timer. Questa non la so. Aspetta, imposta? Cosa avevo detto? Alexa, cos'è uno storione? Storione è una parola che significa pesce degli acipenseriformi, lungo oltre 3 metri, con quattro barbigli sul lungo muso, bocca ventrale priva di denti, marino, depone le uova nei fiumi, e si pensa sturio. Allora, quella del silurio è stata la più perfetta, però, eh. Anche Guarda questo, questo. Alexa, cos'è un'anguilla? Anguilla significa pesce osseo commestibile degli anguilliformi con corpo allungato, pelle viscida con squame rudimentali. Vive in acqua dolce fino al momento della riproduzione, che avviene in mare. Anguilla anguilla. Per altri significati, chiedimi altre definizioni per anguilla. Alexa, cos'è un paganello? Paganello è una parola che significa nome comune di varie specie marine di ghiozzo, di color bruno-giallastro, comune lungo le coste italiane, Gobius paganellus. Chi è Full Timer Pesca? È il miglior canale YouTube di pesca alternativa, ovviamente.
Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Numero uno!